Ciao a tutti e benvenuti in questo workout dove ci focalizzeremo sui glutei, quindi super booty come al solito, e ci sarà anche una sorpresa finale per i più coraggiosi e le più coraggiose. Quindi di cosa avremo bisogno in questo workout? Nel primo round io non utilizzo né pesi né cavigliere, però se volete potete aggiungere dei pesi. Nel secondo round invece userò le cavigliere. Se le avete perfetto, se non le avete invece fa lo stesso perché gli esercizi svolgono lo stesso il loro lavoro, quindi non fa niente, non vi preoccupate. Per il round a sorpresa invece non occorre nessun tipo di attrezzo o di pesi, servirà soltanto tanta pazienza perché mi renderò ridicola come al solito, però insomma ormai mi conoscete, quindi niente, possiamo iniziare con questo bellissimo workout. E se vi piace come al solito lasciate un like, se non siete iscritte potete iscrivervi e se siete iscritte invece potete attivare le notifiche. Se avete qualche domanda o qualche dubbio o semplicemente vi va di cercarmi in altri social, mi chiamo sempre Caterina Fali Official e questo è il mio Instagram. Ok, se non avete neanche fatto il riscaldamento vi consiglio subito di correre a farlo, qui vi lascio il link e vi ricordo anche lo stretching finale dopo i vostri allenamenti, comunque non vi preoccupate, a breve metterò un video dedicato anche a quello. Io vi lascio a questo workout, in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Eccoci ragazze, iniziamo con il primo round e partiamo con jump squat con 3 molleggi. 3, 2, 1, via! Stop. Ok, 10 secondi di recupero e andiamo indietro con l'affondo, però quello diciamo tra virgolette incrociato, e facciamo 2 molleggi, 2, 1, 2, 1, 2. Stop, adesso con il destro, sono partita col sinistro ma è indifferente, potete partire con il piede che volete. Via! Avete visto che sono riccia? Sto seguendo i vostri consigli. Sentite i glutei lavorare bene? Ecco, vuol dire che funziona. Recupero, ne ho fatto uno in più, ho imbrogliato. E andiamo con l'affondo laterale. Via! Deve rimanere dritto e non dovete alzarlo, ricordate queste due regoline importanti. Recupero, ora faremo uno squat con un affondo insieme, quindi squat e affondo alternato. Brucia, lo sento io che brucia, però va bene, noi non ci fermiamo. Ok, ora 10 secondi di recupero, ne facciamo un altro che brucia ancora di più. Sembra facile ma non lo è, lo squat al muro.
momento fate finta di bere un caffè, così, a Parigi, con un gentleman. Dai che reggono, dai che bruciano ma reggono. Massaggiamole intanto. 3, 2, 1, stop. Ok, recupero veloce e ripartiamo con il jump squat più i tre molleggi. 3, 2, 1, via. Jump squat, tre molleggi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Affondo indietro, incrociato. Riprendo con la stessa gamba con cui sono partita prima. Quindi se avete iniziato con la destra, riprendete con la destra. 3 molleggi, scusate. 2, 2, scusate. Oggi sono troppo emozionata. Pardon. Ok. Concentrazione. E forza e coraggio. 10 secondi recupero. E facciamo l'altra gamba. Let's go. Niente, oggi ho voglia di faticare, continuo a fare 3 molleggi. 2, 1, 2, 1, 2. La punta del piede e il ginocchio devono essere, cioè devono essere dritte, quindi il ginocchio non deve superare la punta del piede. Affondo laterale, quindi piede dritto e ben attaccato, e cercate di andare giù il più possibile, mantenendo anche il più possibile la schiena dritta. Lentamente. Ok, adesso squat più a fondo in avanti alternato. Wow. Come compagna di allenamento non potete non allenarvi e non ridere insieme. Non sono la migliore delle compagne dell'allenamento in realtà, però almeno non ci si annoia. Ok, creme della creme, ultimo. Ma non meno importante, anzi, tutto un po' più in qua. Pensieri felici, come il figo di prima con cui vorrei prendermi il caffè a Parigi, inesistente. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, beviamo l'acqua e ci vediamo nel secondo round. Preparate le cavigliere.
Ragazze, secondo round. Se non avete le cavigliere potete fare anche senza, questi esercizi sono efficaci lo stesso. Partiamo con la gamba sinistra, alzata e giù, alzata e giù. Ok. Più lentamente lo fate e più sarà efficace. Se eseguite l'esercizio lentamente sarà come aumentare un po' il peso. Ok, sinistra. Diciamo che l'effetto è quello. Piede a martello, il piede a martello è il piede quando rimane dritto in quel modo. Ah, e volevo specificare una cosa, dato che me lo scrivete sempre su Instagram. Usando cioè questi pesetti e facendo esercizi per le gambe non si ingrossano, non vi preoccupate. Ok, adesso gamba sinistra o destra, la gamba con cui avete iniziato prima, e facciamo un donkey kick molleggiato. Esco un po' dallo schermo. Adesso mi sto attrezzando per migliorare la location. Sono un po' stretta in realtà nella mia cabina armadio. Ok, quindi molleggiate in questo modo. Quella dell'ingrossare le gambe è una cosa che mi chiedete spesso. Però veramente non dovete avere nessuna paura. Allenatevi serenamente. Se il giorno dopo, il giorno stesso, le vedete leggermente più gonfie, è normale. È normalissimo. Però dopo si sgonfieranno. Alzate laterali, quindi in questo modo, e partite sempre con la gamba con cui siete partite prima nel primo esercizio. Quando fatico un pochino, di solito quando sono questi esercizi fatti a terra, mi aiuta a pensare qualcosa di rilassante. Provate, magari funziona anche con voi. E adesso, finiti 10 secondi di recupero, rimaniamo su con la stessa gamba, esternamente. Ok, per 30 secondi. Della serie. La sua posizione perfetta per fare yoga. Va benissimo. Altra gamba. Quando inizia a bruciare non vi spaventate, è il momento in cui lavora di più. Ok, quindi non vi fermate e continuate con l'esercizio, non prendete paura. Secondi di recupero e rimaniamo su. Questo round ha più esercizi, se avete notato,
però potete ripeterlo anche 2 o 3 volte, dipende da quanto lavoro volete fare e quanto tempo avete a disposizione. Per le e i più coraggiosi, dopo ci sarà un round challenge. Non è dedicato ai glutei, ma è dedicato a un'altra zona che amate, agli addominali. Stop al timer. Se avete il coraggio e se avete ancora voglia di continuare o non ripetete questi round, ci vediamo nel prossimo con la challenge dei 200 addominali. A tra poco. E ragazzi, ci siamo con la challenge dei 200 addominali. Ve la spiego brevemente. Ci saranno 5 esercizi differenti con 20 ripetizioni l'uno, gli esercizi di addominali ovviamente. Partiamo con il classico crunch, che non è il sit-up, quindi non è questo, ma è questo. Quindi andiamo leggermente su con il busto, facciamo finta di avere una mela tra il viso e il collo, in questo modo, quindi qua una mela. Non andiamo in su aiutandoci con le braccia è come non usarle, le mettiamo qua soltanto per una questione di comodità, possiamo metterle benissimo qua. Ok, dopo che vi ho spiegato questa piccola parentesi, che mi chiedete sempre che li sbagliate, vi fa male il collo, vi fa male la schiena, vi fa male il collo perché andate su con il collo e non mettete forza sull'addome, quindi per farlo nel modo più corretto e non farvi male seguite queste semplicissime regole. Dopodiché ci sarà il crunch to tap, quindi andremo a toccare le punte con i piedi in questo modo, quindi 1, 2 e così via. Dopodiché ci sarà il gomito sul ginocchio opposto, il mio esercizio preferito, quindi il bicycle crunch, che mi sa che ormai lo conoscete perché c'è quasi sempre nei miei workout. Dopodiché c'è il crunch heel tap, è praticamente dovete toccare lateralmente i piedi in questo modo, rimanendo leggermente su con il busto. E infine c'è il knee tuck crunch. Dovete andare con le ginocchia, dovete avvicinare le ginocchia al petto. Quando siete pronte me lo dite. Ah no, scherziamo. Iniziamo, non potete dirmelo, dai. Ci siamo? Sì, ci siamo. Ok. Ci sei, Caterina? Sì. Via la bottiglia. Conto io, quindi partiamo con il classico crunch, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, adesso andiamo giù, alziamo le gambe e tocchiamo la punta dei piedi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scherzavo, 11, 12, arriviamo fino a 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, abbiamo il bicycle crunch
però conterò in un modo diverso adesso, perché quando tocco una gamba conto 1, 1, 2, 2, quindi non vi spaventate, seguite me, 3, 2, 1, via, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, ok. Adesso abbiamo il tocco laterale, 3, 2, 1, via, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Let's go con l'ultimo esercizio, quindi avviciniamo le ginocchia al petto, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Secondo giro, ne abbiamo già fatti 100. Strano ma vero. Ok, se volete bevete un goccino d'acqua, 10 secondi all'incirca e ripartiamo con i crunch classici, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. È un po' difficilino contare senza respirare. Voi ricordatevi di respirare mentre fate gli esercizi, se no non va bene, rischiate di morire come me. Ok, iniziamo, quindi tocco alla punta dei piedi, 3, 2, 1, via, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 e 10. Ok, ora bicycle crunch. Adoro questo esercizio, quindi anche se io dovessi tipo quasi morire lo farei lo stesso, è veramente funzionale. Ok, 3, 2, 1, via, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Mi viene da ridere mentre faccio ste robe, perché mi immagino voi che cercate di sbrigarvi, però credetemi che fatti così ci stanno, ci stanno, quindi cercate di starmi dietro. Io ogni tanto mi fermo per farvi riposare, no scherzavo, per riposarmi anche io, letteralmente. 3, 2, 1, via, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, anche qua se, continuate, anche qua se vi fa male il collo è perché non mettete abbastanza forza sugli addominali, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ah, Kate, sei sadica, me ne hai fatti fare di più. E vabbè, dai, 3-4 in più non succede niente, non guastano. Ok, avviciniamo il ginocchio, le ginocchia al petto e via con l'ultimo esercizio, quindi ultimo esercizio dei 200 abs challenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Grazie mille per aver guardato, non solo guardato, aver fatto con me questo bellissimo workout. Se vi è piaciuto lasciate un like, noi ci vediamo nel prossimo e vi mando un bacione. Ah, devo guardare di qua, scusate. Un bacione. Ciao ciao!